Ma hey, Minecraft, ma non posso muovermi. Immaginate di giocare a Minecraft e di creare un nuovo mondo. Una volta spawnati vi guardate in giro, guardate in che bioma siete e se avete delle strutture vicino. Dopodiché iniziate a muovervi. Ecco, togliete quest'ultima parte. I quattro tasti che permettono di muoversi nelle quattro direzioni, avanti, indietro, a destra e a sinistra, sono infatti disattivati. E oltre a quelli anche il tasto per saltare è disattivato. Questo significa che non potete correre, non potete camminare e non potete nemmeno saltare. Già di base è molto difficile è complicato giocare a Minecraft in questo modo, ma io ho deciso di provare a fare un'impresa, battere l'Ender Dragon con questa difficoltà. Inoltre, come al solito, non posso morire. Una volta che muoio perdo completamente il mondo che sto giocando e devo ricominciare tutto da capo. Questa è decisamente una delle challenge più difficili che io abbia mai fatto. Mi ha richiesto tantissime ore sia in live sia nell'editing, quindi ragazzi, se lasciaste un like sarebbe apprezzatissimo, veramente. Vi ricordo che queste challenge le porto in live qua su YouTube. Attiva la campanellina per rimanere aggiornato. Vi lascio al video e enjoy. Innanzitutto so già che qualcuno scriverà: ma Enne, il titolo è Minecraft senza muoversi, però muovi la visuale, muovi anche le braccia. E a queste persone dico che effettivamente avete ragione. Ecco a voi un gameplay di Minecraft senza muoversi nella maniera più assoluta. Ecco sì, forse non è la cosa più divertente del mondo. Credo inoltre che disattivare tutti questi tasti sia già una difficoltà abbastanza elevata. Per esempio, il tasto in avanti non serve solamente a correre o a camminare. Serve anche a nuotare, serve anche a muoversi con una barca, serve anche a cavalcare un cavallo. E non poter fare tutte queste cose rende il gioco molto più difficile. Ad ogni modo ero pronto ad affrontare questa challenge. Non mi sono perso in chiacchiere e ho iniziato subito il mio primo tentativo. E detto ciò ragazzi, sono carico, sono pronto. La prima cosa di cui ho bisogno è spawnare, ragazzi, vicino al legno, perché se io non spawno vicino al legno, se non spawno vicino a un albero, a una casa del villaggio, perché no, è impossibile, è letteralmente impossibile. Quindi ho per forza bisogno di spawnare vicino a un albero. Se non spawno vicino a un albero, creo un altro mondo, ti prego. No, mi sa che quell'albero lì è un po' lontano. Ma dai, ma veramente, c'ho pure un villaggio allo spawn. E pure una barca allo spawn. Beh, direi che il nostro primo tentativo è andato molto bene. Se spawno vicino ad un albero, ma non abbastanza vicino da poterlo scavare, ma posso comunque, diciamo, essere spinto dagli animali, è una cosa validissima, tenete presente questa cosa. Ragazzi, vi faccio una domanda. Secondo voi la riusciremo a completare questa challenge? Io credo... Oh! Let's go! Tanta roba! Bello spawn questo! Direi che spawn... C'è un villaggio! Ragazzi, fermi tutti, c'è un villaggio! Ok, potrebbe essere un mondo perfetto, raga! Prima cosa, ragazzi, come faccio a muovermi? Non posso fare niente, ho bisogno assolutamente del legno, perché grazie al legno mi posso fare una barca. Intanto prendiamo questi tre pezzi di legno e iniziamo questa challenge ufficialmente. Dobbiamo subito cercare il modo di far arrivare questi pezzi di legno da me, ma abbiamo fatto la challenge della linea, quindi abbiamo molta esperienza. E mi faccio una barca. Mi facciamo così, entro, esco, la rompo e ci muoviamo così, ok? Questo è il modo migliore per muoversi, ragazzi. Ma vi dirò la verità, aspetterei a farmi accette o cose strane, perché ho paura che la barca, ragazzi, quando una volta che la rompo, si droppa nella parte opposta rispetto alla mia. Non dropparti nella parte opposta rispetto a me, ti prego, droppati verso di me. Vabbè, ho dei blocchi, magari me la riesco a cavare comunque. Sì, ok, con i blocchi me la posso cavare abbastanza bene. Uga buga, drop verso di me. Oh, sta andando male però, ho bisogno che ti droppi verso di me. Ora vado qui. Oh, qua mi posso scavare altro legno, quindi è molto molto comoda come cosa. Ve lo dico già, arrivare nell'end e sperare di ammazzare l'Ender Dragon muovendomi con le barche è impensabile. Quindi questo è solo un mezzo di trasporto temporaneo. Una volta preso anche il secondo albero, mi sono quindi fatto degli utensili e mi sono iniziato ad avviare verso il villaggio, sempre sfruttando questo trucchetto della barca. Tuttavia, muoversi in questo modo è estremamente lento e un pericolo importante si avvicinava: la notte. Con la notte infatti sarebbero arrivati tutti i mob ostili del caso, e affrontare tutti quei mob senza cibo e con queste impossibilità fisiche sarebbe stato veramente complicato. Piazzando una barca dopo l'altra, mi sono diretto quindi velocemente al villaggio e sono riuscito per fortuna ad arrivare in tempo per il tramonto. Fantastico, siamo quasi arrivati, là dentro c'è un letto. Arriviamo qua, dormo. Ok, dai, il primo pericolo l'abbiamo scampato. Quando scendi dalla barca guarda in basso così ci resti sopra. È una leggenda questa, non funziona così purtroppo. Allora, un letto, ragazzi, me lo prendo assolutamente perché ne ho bisogno. Arrivato al villaggio, la challenge sarebbe stata in discesa. Innanzitutto, mentre uscivo da una casa del villaggio, ho visto qualcosa di molto interessante. Quella è una nave naufragata, di quelle con un sacco di ferro dentro. Però come ci arrivo io per là? Aspetta, questo non ci avevo pensato, ragazzi. Ah, comunque adesso vi faccio vedere. Io esco dalla barca e guardo sotto, vedete? Non funziona la cosa che
se guardo sotto mi fa uscire sopra, è una leggenda questa. Purtroppo non funziona così, se funzionasse così sarebbe epocale, ma purtroppo no. Arrivato davanti all'acqua però dovevo ingegnarmi su come raggiungere quella nave naufragata. Come vi ho detto all'inizio, infatti, nuotare e navigare con una barca sono off limits. E inoltre dovevo stare attento. Cadere in acqua e affondare significava non poter ritornare su, in quanto avrei dovuto premere la barra spaziatrice, un altro dei tasti disattivati. Fortunatamente ho trovato una soluzione in fretta, ovvero un ponte di barche. Tac, 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 tac. Prima volta che vedo un ponte di barche così, veramente. Ok, forse ce l'abbiamo fatta, raga. E qua sotto c'è la mia cesta. Sei anni per arrivare qui. E per cosa? Due pezzi! Neanche un secchio posso farmi! E vabbè, e niente. È andata così. Che ci possiamo fare, ragazzi? Che ci possiamo fare? Content per il video di YouTube, chiaramente. Sì, è content, ma io so già che quando lo editerò mi ricorderò di questo momento, mi ricorderò di che fastidio che ho avuto, mamma mia. Una volta tornato sulla terraferma, avevo comunque bisogno di ferro. Non mi rimaneva da fare altro quindi che ammazzare l'Iron Golem. Normalmente avrei fatto un pillar di tre blocchi per ammazzarlo, ma di nuovo dovevo ingegnarmi in maniera diversa. Sì, vieni verso di me. Ok, stai fermo lì. Sì, fermo qua. Uno, uno, due, tre. Vieni. Dov'è? Non si sa per quale oscuro motivo, la prima volta l'Iron Golem mi ha bellamente ignorato. Vieni, vieni, vieni da me, vieni da me, vieni da me. Cos'è sta roba? Ok, non può. Stai. What? Non posso? Perché non posso? Dai, ma raga, ma 6 anni ci devo mettere. Perfetto, stai qui, stai qui. Ok. No, what? Ma un colpo? Perché un colpo? Ma da quando? Ed è stato così, ragazzi, che ho perso il mio primo tentativo. Prima di tutto ero sorpreso, anche riprovando subito dopo, l'Iron Golem non mi faceva così tanto danno. Cercando su internet ho scoperto che il danno dell'Iron Golem può variare da 4 cuori e mezzo a 10 cuori e mezzo. Ah, fermo, ti ho visto, stavi per chiudere il video, credi che la challenge sia finita qua? No, amico mio, non è per niente finita qua. Anzi, da lì a breve avrei iniziato un tentativo che sarebbe rimasto nella storia. Non il secondo tentativo, però, nel secondo tentativo sono morto in una maniera piuttosto comica. Oddio, e mon come cacchio respiro. Oh, no, 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 no,
uscire tra due blocchi. Non so cosa dire. Ma è dopo questa comica disfatta che c'è stato il terzo tentativo. Ti prego, mi va bene anche spawnare nella savana o in un vicino a una pianura, non lo so. Ok, buono spawn. Allora, io voglio girarmi adesso e voglio vedermi un villaggio davanti. Ti prego. Ho iniziato il tentativo facendo esattamente come i precedenti. Ho preso del legno e mi sono iniziato a muovere con le barche esplorando nel mondo. Senza villaggio però questa volta non avevo modo di dormire. Roppati verso di me, grazie. Ok, là abbiamo uno zombie, ragazzi. La situazione non è comoda, ragazzi. Ma Ennesimo non demorderà. Riuscirà a vincere? Riuscirà a superare la notte? Primo scontro. Bravo, esplodi adesso. Ah, così non mi dispiace, così non mi dispiace, ti dirò. No. Stai lì, esplodi lì. Questo è un grande problema, non abbiamo cibo e già siamo a metà vita. Ora, io vorrei tanto che il ragno mi vedesse, perfetto. Ok, non mi toccherai, no, niente, mi riesci a colpire. Ok, stringhe, sì, ok, non male, abbiamo due stringhe, due, posso farmi una canna da pesca. Con un colpo solo l'ammazzo la pecora. Lo vedo, l'ho visto, è sotto di me, è sotto la mia webcam. C'è il villaggio, ragazzi, lontano 6 km ma c'è. Bisogna seguire il fiume per arrivarci ma c'è. Dai, mi piace sto tentativo, mi piace, non colpirmi. Chi da dietro? No. Ok, siamo vivi. Oh, un altro zombie, oddio raga, diventa problematica la situazione. Arrivato addirittura a due cuori e mezzo e avendo soprattutto paura degli scheletri, ho deciso quindi di rifugiarmi in caverna aspettando il giorno. Ho cucinato anche il cibo delle pecore che avevo ucciso e una volta giorno sono andato verso il villaggio. Ci ho messo un po', ma piano piano sono riuscito ad arrivarci e questa volta il villaggio sarebbe andata diversamente.
Vedete, ci sono tre modi in cui ci si può muovere in questa challenge. Il metodo delle barche, che è appunto il metodo base. Si possono piazzare strategicamente dei secchi d'acqua per farsi trasportare dalla corrente. E infine c'è l'ultimo metodo, il metodo definitivo, il metodo con il quale avrei provato ad uccidere il drago. Cavalcare un maiale. A differenza del cavallo, infatti, per cavalcare un maiale non bisogna premere nessun tasto. Bisogna semplicemente impugnare una canna da pesca con la carota e il maiale andrà nella direzione in cui si sta guardando. Per cavalcare il maiale però serve ovviamente la sella. Ma per fortuna poco prima avevo ottenuto delle stringhe. Potevo quindi farmi una canna da pesca e sperare di pescare una sella. La probabilità di pescare una sella non è altissima, ma ne valeva sicuramente la pena. Siamo arrivati al villaggio. Prima cosa, legno. Mi piglio una bella quantità di legno ed eccole qua, le mie carote. Voi ragazze mie in futuro sarete utilissime. Facciamo subito i nostri stick, ragazzi. Ed è arrivato il sommo momento. Uga! Buga! Sella. E ora si aspetta, ragazzi. Ancora e ancora e ancora. Subito! Ah, ti va, ti pare? Ti immagini? A questo punto ho iniziato una lunghissima sessione di pesca. Tra le varie centinaia di pesci che ho trovato anche oggetti interessanti come archi e canne da pesca. Nel frattempo continuavo a fare i miei riti strani per invocare la sella. Buga buga saddle! La madonna! Piercing 4, Power 4, Death Strider 3 e Luck of the Sea 2. Luck of the Sea 2! No, però non posso metterlo sulla mia canna da pesca perché non ho un anvil. Dai, oh, ma il tutto abbiamo trovato. Due name tag, tre archi, due canne da pesca, due libri incantati. Abbiamo trovato tutto due e la sella 0. Ma dai, Uga. Buga. Sella! Yeah, boy. Let's go! Pausa. Se sei arrivato a questo punto del video, commenta con Uga Buga Sella. Inoltre, mi raccomando, di tua legittima e genuina volontà, solamente se il video ti piace, lascia mi piace al video, appunto. Vi lascio al video. Siamo pronti a cavalcare un maialino? Oh, finalmente posso muovermi in questa challenge, non vedo l'ora. Quale potrebbe essere il nome di un epico destriero che mi porta alla vittoria in una challenge così difficile? Oh, sì, ragazzi, è arrivato il momento. Sella... Salgo sopra. Possiamo muoverci! Let's go! Oh, tiriamo un uovo per la mia felicità. Sì, mamma mia, ma va lento forte, raga. Io speravo andasse un po' più veloce. Vabbè, è comunque più comodo che la barca, sicuramente. Va bene, il nome che gli diamo a questo maiale è, signori... Bro, tu sarai Peppino. Peppino, guardami negli occhi. Arriveremo fino alla fine, ok? Io e te... faremo grandi imprese insieme. Tutti i maiali narreranno dell'impresa di Peppino. Prima di tutto, una cosa che devo fare è scavarmi più legno, perché non ho minimamente il legno in questo momento. No! Peppino! 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 Oh no! È rimasto con mezzo cuore, Peppino! Peppino! No, non lo curano le carote, raga. Non lo curano le carote. Non l'ho fatto apposta. Volevo solo scavare il legno, Peppi. Peppino, io e te avremmo dovuto fare tante cose, grandi cose. Neanche il Nether ha visto. Sto piangendo, raga, non sto assolutamente ridendo. Qui riposa in pace Peppino. Peppino secondo. Peppino, benvenuto. Io ti guardo negli occhi, insieme affronteremo l'Ender Dragon e vinceremo. Una volta che potevo innanzitutto muovermi con dei maiali, ne ho approfittato per uccidere l'Iron Golem facendo un piccolo buco per intrappolarlo. Dopodiché ho cercato una pozza di lava. Sono riuscito finalmente a trovarne una, ma non so già se uscire perché ho paura che il mio maiale muoia nella lava se esco adesso. Anzi no, mi piazzo qua, ho un'idea. No! Mamma mia. No, 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 non morire, non morire, non morire. Raga, ma cioè, ma che prendesse fuoco proprio lì, su tutta la pozza di lava, ma che dai, che pizza. E mo il maiale più vicino dove sta? Madonna, voglio solo entrare nel Nether. Peppino terzo, è il momento del discorso. I tuoi predecessori non sono andati a finire tanto bene, ma questo è il momento
in cui si scrive la storia. Peppino III è morto poco dopo quando ho piazzato accidentalmente la lava nel Nether mandandolo a fuoco. Oh, basta Peppini, nuova dinastia, basta, Peppino porta sfiga, ragazzi. Nel frattempo però, per fortuna, ero riuscito finalmente ad entrare nel Nether. La prima cosa che ho fatto è stata scavare dell'oro per farmi armatura in oro, in modo tale che i piglin non mi attaccassero. Sono andato a prendere un nuovo maiale e l'ho chiamato Orazio. Grazie ad Orazio finalmente sono riuscito ad entrare nel Nether e ad esplorarlo. Ma non ero pronto a ciò che mi stava per accadere. Ok. No. Scappa, bro. No, 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 no. Non andare a fuoco, non andare a fuoco. No, raga, se mi va a fuoco è un casino. Fermo lì, bro. No. Muoviti. No. Aspettate, questa ve la devo far vedere al rallentatore. Una volta che mi è morto il maiale e si è droppata la sella, ho piazzato dei blocchi per potermi riparare dal ghast. E la sella si è letteralmente lanciata nel pezzo di fuoco che c'era, bruciandosi. Tutte le ore la fatica fatta per pescarla, tutto buttato al vento. Dai, ma c'è, vabbè, ma un ghast di lì, un ghast di lì. Mi muore il maiale e la sella nella lava, nel fuoco. Cioè, vabbè, no, raga, non ci credo. Vi risparmio quello che è successo dopo aver perso la sella. Avendo una fortezza non troppo lontano, ho deciso di andarci sopra, di entrarci e di cercare delle selle nelle ceste della fortezza. Ho guardato la prima cesta. Uga buga sella, uga buga sella, uga buga sella. Bruh. No. Uga buga sella. Let's go! Dai! E ce l'abbiamo di nuovo! Riottenute le selle, ho deciso di addomesticare una creatura un po' più resistente al Nether, ovvero uno Strider. Lo Strider, infatti, si comporta esattamente come il maiale, solo che serve una canna da pesca con il fungo distorto anziché con la carota. Ah! Finalmente il paradiso! Allora, siamo nella lava adesso, possiamo muoverci. Io direi di fare una veloce esplorazione. A vedere in giro che cosa trovo. Tipo di là c'è un bastione. Non credo, però andiamo a vedere al volo se trovo qualcosa. Muovendomi per la lava in rapido tempo ho trovato un bastione. Ok, il bastione. Allora, ragazzi, questo bastione qua è un tesoro. Quindi è uno dei bastioni forse peggiori che mi potevano capitare, perché è maledettamente difficile. Sarà un attimo tosta, ma ci proviamo a far qualcosa. Io vado da su o passo qua in mezzo? Cioè, perché qua c'è sicuramente tanta armatura interessante, anche in diamante, forse. Tanti blocchi d'oro, però anche un discreto pericolo di bruti. Proprio mentre ero lì a decidere che cosa fare, ho notato una strana tendenza nel mio Strider. Cioè, o provo ad entrare e basta, bro. E infatti, appena ho abbassato un attimo la guardia e mi sono girato, era completamente scomparso. Oh, come on, man. Questa challenge durerà all'infinito, santo cielo. La mia pazienza stava pian piano raggiungendo il limite. Non solo avevo appena rischiato di morire e mi ero salvato veramente per il rotto della cuffia, ma adesso mi ritrovavo in mezzo alla lava. E proprio come nell'acqua, beh, non potevo fare altro che affondare, e per risalire avrei dovuto scavare un tunnel lunghissimo. Vabbè, è andato così, dai. Arriveremo alla fine di questo tentativo, che saremo vittoriosi, raga. Tra poco addio a questo piccone. Ho bisogno pure di un altro piccone. Raga, tra poco sono nei casini, ma nei casini completi, veramente. Cioè, io non ho tanto legno, non ho ferro, non ho barche, non ho niente ormai. Dai, però, cioè, se la barca non mi avesse spinto giù in non so che modo, raga, veramente. Lì abbiamo il centro del bastione, ok? Abbiamo il centro del bastione lì. Allora, adesso, io, raga, secondo me devo andare lì per forza, perché ho bisogno dei diamanti, di tutto. Raga, devo aprire quelle casse. Ho bisogno di voi. Ho bisogno di un piccone in quelle casse. Ma, raga, mi faccio una trincea, magari. Potrebbe funzionare. Cioè, io mi faccio tipo così. Così possono entrare, sì. Così non possono entrare. E adesso faccio così. Tutti arrabbiati. Non potete entrare tanto. Liberiamo un po' questa zona. Grazie a Dio ho pescato l'arco con Infinity. Ammazzato. Non sento più piglin arrabbiati al momento. Potrei provare, raga. Una volta aperte le casse del bastione, beh, ho capito che me la sarei cavata alla grande. Entrambe le casse erano incredibili, avevano cose in diamante e lingotti di netherite. Mamma mia, raga, ma quanto me la sto giocando bene! Quanto, con che fatica poi!
Mamma mia, let's go! Se riesco ad attirare in qualche modo qualche piglin da me, posso chiaramente provare a scambiare l'oro con loro. Ho 6 blocchi. È perfetto, raga, è perfetto. Bro, nel buco. Ok, uno. Anche tu devi venire qua, però. Ok, let's go, raga. Una volta attirati i piglin, ho aspettato che scambiassero tutto l'oro. E gli scambi sono stati decisamente ottimi. Perle, 8 perle! Buga, buga, perle! Altre perle, ragazzi! Abbiamo già 14 perle senza neanche volerle. Io voglio le pepite. Voglio le pepite per farmi un piccone decente, cose decenti. Signori, finalmente si ritorna a sperare. E abbiamo anche le fire resistance. Abbiamo un sacco di perle. Abbiamo un'altra fire resistance. Mi faccio una smiting table, ragazzi. Guardate ora. Tac, spada in nederite. Nonostante le innumerevoli cadute, ero riuscito a rialzarmi ed arrivare fino a questo punto. Ma non mi aspettavo ancora che da lì a poco non sarei caduto, ma addirittura precipitato. Ero nella fortezza e avevo costruito un portale nel Nether quando... Attento alla lava. Bro, no, 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 no! Avete idea di quanto nervoso c'ho dentro perché si è messo davanti? Non mi piace uscire e rientrare nel mondo, non mi piace. È un modo di giocare che non mi piace. Sì, è come barare, raga, è come barare. Facciamo la nostra morte, basta. Questa è la morte che mi peserà di più di tutte le challenge, di tutte. Tutto, avevo tutto. Questo, ragazzi, è un basso momento. Questo è il fondo della challenge. Ebbene sì, anche il terzo tentativo l'ho perso. Ma nonostante la voglia di mollare fosse enorme, non è finita qui. Ben presto infatti avrei raggiunto traguardi che non immaginavo neanche. Fatemi sapere se volete il continuo di questa challenge. Ci vediamo al prossimo video. Bye bye.